Buongiorno a tutti e benvenuti su investire.biz, ben ritrovati come di consueto alla rubrica Caffè Mercati. Prima di iniziare, come sempre, le nostre analisi, vi invito ad iscrivervi al trading live di questo pomeriggio dalle ore 16 alle ore 17. Vediamo se sarà il caso di fare una sessione di scalping, mercato permettendo, cioè se il mercato ce ne darà l'opportunità. Non solo questo webinar alle ore 16, ma poi abbiamo anche il webinar con il trading con gli oscillatori dell'analisi tecnica insieme a Luca Di Scacciati, evento totalmente gratuito. Bene, iniziamo subito andando ad analizzare un po' di cambi valutari. Poi nel pomeriggio al trading live vedremo anche tutto il resto, quindi aggiornamento delle posizioni piuttosto che indici azionari, anche qualche azione ovviamente sotto su vostra richiesta. Però ora cominciamo da euro dollaro, che si trova in questo momento in area 1.1473, un livello molto interessante per provare uno short. C'è davvero molta forza, sembra, nella mattinata per l'euro. Guardate, stiamo raggiungendo zona 1.1480, livello interessante per uno short. Io qui vorrei provarlo già adesso con stop alla chiusura dei prezzi sopra 1.1540. Ma già se chiude al di sopra di questo livello qui, ve lo dico subito, eccoci qui, al di sopra del livello di 1.15, allora chiuderei già parte della posizione, andando così a diminuire l'esposizione per ovviamente diminuire il rischio. E quindi provo uno short proprio da questi livelli, eccoci qui, vado a vendere euro-dollaro da precisamente 1.1470. Bene, staremo a vedere come si comporterà. Il mio obiettivo sono sicuramente i minimi precedenti in area 1.13, insomma poi se verranno rotti lo vedremo. Invece lo stop lo abbiamo appena visto, ma lo approfondiremo oggi sicuramente al trading live. Andiamo avanti e parliamo di euro yen. Anche esso si avvicina a delle zone di resistenza importanti. La zona inferiore a 129.25 è già stata raggiunta e è anche stata rotta nella giornata di ieri. Ci stiamo avvicinando invece alla zona di 130.16. Anche qui si potrebbe provare un bello short proprio da questi livelli. Attenzione però, perché noi siamo già short su USD yen, quindi attenzione ai rapporti di forza tra i due cambi, ok, rapporti di forza, perché dobbiamo tenere d'occhio euro dollaro se andiamo a tradare sia su euro yen sia su USD yen. Siamo short su euro dollaro, di conseguenza ci aspettiamo un apprezzamento del dollaro nei confronti dell'euro, e quindi secondo me potrebbe scendere di più euro yen che USD yen. È questo il ragionamento che ho fatto. Questa però è un'operazione che avevamo già aperto precedentemente e il livello di 113.40 continua a funzionare. Potremmo usarla anche come posizione di copertura, visto che stiamo comunque andando a comprare dollaro su diversi cambi, e quindi magari la tengo questa su USD yen da 113. Ieri il livello di 113.40 ha tenuto molto molto bene. Ha rotto qui, ma veramente di un pips, due pips, quindi secondo me questa non è una rottura. Ho guardato questa mattina i grafici e insomma rimango in posizione su questo strumento. Rimango in posizione su questo strumento e invece andiamo a commentare AUD/USD, che mi sta facendo un po' soffrire in questi giorni, perché sta per superare la zona di 0.7258, massimo della candela del 31, se non sbaglio, anzi dell'1 di novembre, eccola qui. Quindi se chiuderà al di sopra di questo livello, oggi io andrò a chiudere definitivamente le mie posizioni ribassiste. Abbiamo concluso per ora, vi aspetto al trading live perché vedremo tutti gli altri strumenti alle ore 16, come detto. Io vi ringrazio, auguro una buona giornata e un buon trading a tutti.